Allora, abbiamo visto l'ultima volta una tecnica per il calcolo della matrice E alla A moltiplicato T, dove A è una matrice quadrata n per n, e questa E alla A T è ancora una matrice quadrata n per n contenente delle funzioni del tempo e delle funzioni che, vi ricordate in chiusura, non sono altro che i cosiddetti modi propri del sistema o della matrice A, che sono quindi funzioni del tipo E alla lambda I moltiplicato T, dove lambda I sono gli autovalori della matrice A. Oggi vediamo una seconda tecnica di calcolo di E alla A T. La terza tecnica, ce ne sarà una terza, però dovremo rinviarla a più tardi, dovremo. E quindi ci limiteremo ora a due tecniche, va bene. La seconda tecnica che voglio presentare è si chiama tecnica del polinomio interpolante, e ora vedremo perché si chiama così. Però prima di cominciare ho bisogno di alcune cose, va bene? Non ho nessuna intenzione di offendervi, va bene, perché dire cose già note significa perdere tempo, e quindi perdere tempo per la vostra cultura generale, va bene, e significa poi alla fine. Ma ricordo che se U con I è autovettore associato all'autovalore lambda I, vale ovviamente che A moltiplicato il vettore U con I è uguale per definizione di autovettore, e quindi di vettore che individua un sottospazio monodimensionale invariante rispetto alla trasformazione data dalla matrice A. A per U con I uguale ancora ad U con I moltiplicato l'autovalore lambda I. È abbastanza ovvio che da questo ne segue immediatamente che se io faccio A elevato a una qualunque Q, va bene, esponente intero, ovviamente, per U con I, questo sarà uguale a lambda I alla Q moltiplicato U con I. La dimostrazione banalissima, ovviamente dimostrazione per induzione completa, se si vuole, questa espressione che io ho scritto, questa vale certamente per Q uguale a 1, l'espressione precedente, definizione di autovettore, ammessa che sia vera per un generico Q, è ovvio che A alla Q più 1 per U con I è uguale ad A alla Q moltiplicato A per U con I uguale questo A moltiplicato U con I uguale a lambda I per U con I moltiplicato A alla Q, e quindi per l'ipotesi induttiva A alla Q per U con I uguale a lambda I alla Q per U con I, il tutto ancora moltiplicato per lambda I, questo ne risulta lambda I alla Q più 1 per U con I, da cui la dimostrazione per induzione completa della validità generale di questa espressione. Primo. Secondo, consideriamo E alla A T, seconda cosa che devo dire, consideriamo E alla A T uguale per definizione, l'abbiamo dato per definizione, a somma per I per K, andiamo K, che va da 0 a più infinito, di A alla K, T alla K su K fattoriale. Allora, se moltiplichiamo a destra E alla A T moltiplicato un autovettore U con I associato a un autovalore lambda I, cosa otteniamo? Se facciamo E alla A T moltiplicato U con I,
Questo diventa ovviamente somma per k che va da 0 a più infinito di a alla k. Ora t alla k su k fattoriale sono degli scalari, quindi nella moltiplicazione li posso mettere dove voglio, davanti, dietro, in mezzo, non me ne importa niente. Allora moltiplichiamo per u con i t alla k su k fattoriale uguale, ma per quanto appena detto, a alla k per u con i uguale a lambda i alla k per u con i, e quindi uguale a somma per k che va da 0 a più infinito di lambda i alla k per, ho detto t alla k su k fattoriale li posso mettere dove voglio, quindi per t alla k su k fattoriale, che moltiplica ovviamente u con i. Questo u con i è comune di tutti gli elementi di questa sommatoria e quindi lo posso portare fuori della sommatoria. Faccio una bella parentesi, moltiplicato u con i uguale, la roba dentro parentesi, ricordarsi sempre lo sviluppo in serie di una funzione esponenziale, è e alla lambda i per t, quindi uguale ad e alla lambda i per t moltiplicato u con i. Allora il risultato lo scrivo quassù in cima, va bene, di nuovo, poi cambierò pagina, e alla t per u con i uguale ad e alla lambda i t moltiplicato u con i. Questo è il risultato che abbiamo appena, uso una parola grossa, dimostrato, anche se la dimostrazione ovviamente è una di quelle banalità. Bene. Ecco, ma questa espressione cosa mi consente di affermare? Mi consente di affermare le seguenti cose. Primo, u con i che cos'è? È autovettore della matrice A. Bene. Ma guardate che questa espressione mi consente di dire che u con i non è solo autovettore della matrice A, ma è anche autovettore della matrice E alla A t. Autovettore con quale autovalore associato? U con i autovettore della matrice A, va bene, a lui è associato l'autovalore lambda i. Nella matrice invece E alla A t, l'autovalore associato all'autovettore è questo, è e alla lambda i per t. Conclusione: nel passaggio dalla matrice A alla sua funzione esponenziale e alla a t non cambiano gli autovettori u con 1, u con 2, u con n. Autovettori della matrice A rimangono anche autovettori della matrice E alla A T. Cosa cambiano? Gli autovalori associati nella matrice A agli autovettori U con 1, U con 2, U con N sono associati gli autovalori lambda 1, lambda 2, lambda N. Nella matrice E alla A T sono associati gli autovalori, invece cambiano, E alla lambda 1 T, E alla lambda 2 T, puntolini, E alla lambda nt, punto e virgola. Seconda questione che mi serve, e per vedere la seconda questione facciamo un bel ambravacci cicocco. Lei si alza un momentino per cortesia. Sì, preso a caso, ovviamente, non si spaventi, ci mancherebbe altro. Va bene. Senta, mi sa dire cosa dice il teorema di Coley-Hamilton? Perché questa risata? No, mai sentito, grazie. Allora faccio la domanda generalissima, anche se ormai credo di sapere quale sarà la risposta. Chi non ha mai sentito parlare di teorema di Coley-Hamilton? Sulle mani, tutti quanti. E allora lo devo enunciare. Perché mi serve, perché serve. Poi alla fine farò un commento sulle questioni di algebra lineare, va bene, come vi avevo promesso, però il commento lo farò alla fine. Teorema di Coley-Hamilton.
dice la seguente cosa, in maniera estremamente compatta: sia A una matrice quadrata che abbia polinomio caratteristico, questo sappiamo cosa vuol dire, P di lambda, ovvero sia tale che determinante di, io il polinomio caratteristico lo calcolo così, lambda I meno A uguale al polinomio P di lambda, scriviamolo in maniera spaparanzata questo polinomio P di lambda, uguale a lambda la n, n ordine della matrice A, più coefficiente P con pedice n meno 1 lambda la n meno 1, più puntolini, termine noto P con 0. Attenzione, commento, forse l'ho già detto, ma io preferisco scriverlo così, lambda i meno a, determinante di lambda i meno a, e non determinante di a meno lambda i, perché se scrivo determinante di lambda i meno a, il polinomio che ottengo è sempre monico, ovvero sia il coefficiente del termine di grado più alto è sempre più 1. Se scrivessi determinante di a meno lambda i, otterrei un polinomio che non è monico, il coefficiente del termine di grado più alto, lambda la n, sarebbe o più 1 se l'ordine è pari, o meno 1 se l'ordine della matrice è dispari. Preferisco che sia sempre più 1 e quindi scrivo determinante di lambda i meno a. Non cambia niente, intendiamoci. Va bene. Benissimo. Cosa dice il teorema di Cayley-Hamilton? Nella sua forma più compatta dice: ogni matrice quadrata A, qualunque esso sia, è uno zero del suo polinomio caratteristico. Punto. Ripeto. E ora spiegherò un momentino cosa si intende con un'espressione di questo tipo. Ogni matrice quadrata A è uno zero del suo polinomio caratteristico. Cosa significa? Significa che se questo è il polinomio, la prima cosa che facciamo, questo è un polinomio, lambda la n, per la prima cosa che facciamo è al posto di lambda ci mettiamo proprio la matrice A, ottenendo A la n più puntolini. Cosa ottengo? Ottengo una matrice quadrata, ovviamente. Quindi se io scrivo P di A, quindi il P di lambda, dove al posto di lambda cambio lo scalare lambda con la matrice quadrata che ha dato luogo a quel polinomio caratteristico, e che quindi è uguale a lambda la n diventa A la n più lo scalare P con n meno 1, è un coefficiente che andrà a moltiplicare, moltiplicava lambda la n meno 1, quindi per A alla n meno 1, più puntolini, P con n meno 2 per A alla n meno 2, più puntolini, arriviamo a scrivere l'ultimo termine, più P con 0, e questo sarebbe moltiplicato lambda alla 0, ovviamente il termine noto. E allora se al posto di lambda ci metto A, moltiplicato A alla 0, ma abbiamo già visto, sappiamo, sentito, tutto quel che si vuole, che A alla 0 è sempre qualunque sia A matrice identica, eccolo qui. Il teorema di Cayley-Hamilton afferma che questa matrice, così calcolata, è una matrice quadrata, è la matrice di rango nullo, ovvero sia tutta nulla. Se non l'avete mai sentito, come mi avete detto, sperando che non mi prendiate per le mele, ma non credo, va bene, vogliamo dare una piccolissima dimostrazione. Sono abituato a giustificare, non a dire andatevelo a vedere, va bene, se non l'avete mai sentito, dare una piccolissima giustificazione di questa affermazione. La giustificazione la darò nel caso di matrice di semplice struttura, dove la giustificazione è abbastanza semplice, va bene, quella che farò. La relazione, il teorema di Cayley-Hamilton è sempre vera anche se la matrice A non è di semplice struttura, cioè anche se la matrice A ad esempio non è diagonalizzabile per similitudine, però la giustificazione non la do nel caso più semplice. Va bene. Allora, ammesso che la matrice A sia di semplice struttura, diciamo che tutti gli autovalori lambda 1, lambda 2, lambda n sono tra loro diversi, allora l'insieme l'insieme degli autovettori associati a lambda 1, lambda 2, lambda n, dovremmo saperlo, poi il commento alla fine della lezione, costituisce una base dello spazio vettoriale.
E allora cominciamo a provare a calcolare P di A moltiplicato U con 1, primo autovettore. Quindi primo elemento della base che io scelgo per la descrizione dello spazio vettoriale. Uguale, non fatemi scrivere, vediamo un po', P di A è questo. Siamo d'accordo? Questo qui, P di A. Scusate, io voglio vedere una cosa. Qua, se appoggiassi, vediamo un po' cosa si vede qui. Non si vede niente, si vede soltanto il puntino. E questo è l'inconveniente di una cosa di questo tipo rispetto alla lavagna, perché alla lavagna ci si mette il gesso sotto e uno capisce di cosa si sta parlando. Qui, disgraziatamente, dovete pensare, tutt'al più ci farò qualche puntolino sopra. Allora, dicevo, se P di A è questo, moltiplichiamo per U con 1, otteniamo A alla N per U con 1. Ma la n per u con 1, per quanto abbiamo detto 5 minuti fa, è lambda 1 alla n per u con 1, più p con n meno 1, coefficiente, per a alla n meno 1, sempre per u con 1, che è lambda 1 alla n meno 1 per u con 1, più puntolini alla fine, più P con 0 per I per U con 1, quindi più P con 0 per U con 1, uguale, U con 1 è al comune di tutto, lo possiamo raccogliere, e cosa rimane quindi? Lambda 1 alla N, più P con N meno 1, lambda 1 alla N meno 1, più puntolini P con 0, chiuso tra parentesi, che moltiplica U con 1. Ma lambda 1 alla n più p con n meno 1 lambda alla n meno 1 più p con 0 che cos'è? Non è altro che il polinomio caratteristico calcolato in lambda 1 e quindi che è autovalore della matrice A. Quindi risulta p di lambda 1 che moltiplica u con 1. Ma quanto vale p di lambda 1 se lambda 1 è autovalore? 0 e quindi uguale al vettore nullo. Il che significa che la matrice P con A, quindi polinomio caratteristico calcolato in A, moltiplicato per U con 1, primo autovettore, è uguale a 0. Ovviamente sarà uguale a 0 anche moltiplicato il secondo autovettore, perché verrà P di lambda 2 per U con 2, ma P di lambda 2, lambda 2 sempre autovalore, bene, è uno 0 del polinomio caratteristico, e così via. Risultato. La matrice P di A, questa, moltiplicata per tutti gli elementi di una base dello spazio vettoriale dà sempre 0. Ciò è sufficiente per concludere che la matrice P di A moltiplicata per un qualunque vettore dello spazio vettoriale è sempre 0, perché un qualunque vettore dello spazio vettoriale può essere espresso come combinazione lineare della base. Allora quel P di A è una matrice quadrata che moltiplicata per un qualunque vettore è 0. È una matrice quindi di rango nullo, e l'unica matrice di rango nullo è la matrice tutta nulla. Dimostrato il teorema, questa è una dimostrazione corretta, pulita, va bene, il teorema di Cayley-Hamilton nel caso di matrice di semplice struttura. A cosa ci serve questo benedetto teorema di Cayley-Hamilton? Ci serve a fare la seguente affermazione. Allora, cominciamo. A alla n più p con n meno 1 a alla n meno 1 più puntolini p con 0 per i uguale a 0. Ovviamente i coefficienti p con n meno 1 puntolini p con 0 sono i coefficienti del polinomio caratteristico della matrice A. Ma questo mi consente di affermare che la matrice A alla n, dove n è l'ordine della matrice, può essere espressa come una combinazione lineare delle matrici I, che è A alla 0, A, cioè A alla 1, puntolini, combinazione lineare fino ad A alla n meno 1. Secondo quali coefficienti? Secondo ovviamente i coefficienti del polinomio caratteristico pur cambiati di segno. Quindi A con n uguale a somma per i che va da 0 ad n meno 1 di meno p con i, in questo caso, per a
alla I. Ma ciò basta per affermare, con una semplicissima dimostrazione per induzione completa, che non solo A alla N può essere espressa come una combinazione lineare delle prime n-1 potenze di A, ma anche A alla N più Q, qualunque sia Q intero, è sempre esprimibile come una combinazione lineare, somma per i che va da 0 a n-1, di opportuni coefficienti, chiamiamoli beta i, moltiplicato la matrice A elevato a D. Quindi, una qualunque la dimostrazione si effettua per induzione completa, ed è banalissima, la dico soltanto a voce, guardate, non... ovviamente questa espressione qui è certamente vera per Q uguale a 0, è questa. A alla N, combinazione lineare di A con I, dove i coefficienti beta con I per N per Q uguale a 0 sono meno pi con I. Supposta vera, quindi, dimostrazione per induzione completa per il generico Q, vogliamo far vedere che A alla N, ormai la faccio, più Q più 1, è ancora esprimibile come una combinazione lineare delle prime n-1 potenze di A. Ma difatti questa potenza di A la posso scrivere così, va bene, come A moltiplicato A alla n più Q uguale ad A moltiplicato, per l'ipotesi induttiva questa è vera, quindi A moltiplicato somma beta I A con I, A alla I, risparmiatemi I che va da 0 a n-1, queste sommatorie sono sulle prime n-1 potenze, uguale quindi, scriviamola pure in maniera spaparanzata, B con 0 per A alla 0 per A, quindi B con 0 per A, più B con 1 per A quadro, più puntolini, B beta con n-1 per A alla n, questo è A alla n più Q più 1. Ma quindi una combinazione lineare di A alla 1, A al quadrato, puntolini, ciò che rimane fuori per poter dire che è una combinazione lineare delle prime n-1 potenze di A è l'ultimo termine che contiene A alla n. Ma sempre per il teorema di Cole-Hamilton, A alla n è a sua volta esprimibile come combinazione lineare delle prime n-1 potenze di A. Se noi sostituiamo al posto di A alla n la sua combinazione lineare con le prime n-1 potenze di A, ne risulta alla fine che tutto questo è una combinazione lineare delle sole prime n-1 potenze di A. E quindi, conclusione, dimostrazione per induzione completa effettuata, una qualunque potenza della matrice A è sempre esprimibile come una opportuna combinazione lineare attraverso opportuni coefficienti delle prime n-1 potenze di A, che è n ordine della matrice. Bene, ora abbiamo tutti gli strumenti per affrontare la seconda tecnica di calcolo, quella del polinomio interpolante. Vediamo un po'. E alla A T uguale per definizione a somma per K che va da 0 a più infinito di A alla K T alla K su K fattoriale, e io potrò sempre esprimerlo in questi termini. Ognuno di quegli elementi A alla K come lo posso esprimere per quanto abbiamo affermato? Posso esprimere come combinazione lineare delle prime n-1 potenze di A. Allora questa diventa una somma, sì, di infiniti termini, però ricordo che la serie è assolutamente convergente, quindi tutti questi giochini si possono fare. Va bene. E quindi come una somma, va bene, in cui ciascun termine è esprimibile come combinazione lineare delle prime n-1 potenze di A. Alla fine, quindi, questo sarà esprimibile come somma
per i che va da 0 a n meno 1 di opportuni coefficienti e andranno calcolati, però sono certo, va bene, alla fine che posso scrivere questa espressione, va bene, di opportuni coefficienti, chiamiamoli alfa i per a alla i. E allora per poter calcolare alla t mi basta saper calcolare quei coefficienti alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1 una volta noti, e alla t uguale calcolo le prime n meno 1 potenze di a, fo la somma di queste combinazioni lineari e calcolo e alla t. E quindi ci manca da dire, e poi oltre a fare qualche esercizio ovviamente, ci manca da dire come si calcolano quei coefficienti alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1. Quanti sono questi coefficienti? Sono n, alfa 0, alfa 1, puntolini, alfa con n meno 1. Il calcolo lo farò sempre per matrici a semplice struttura, va bene? Se la matrice non sarà a semplice struttura, vuol dire che la metodologia che sto fornendo ora non è valida. Va bene. Dovremo spendere un po' di tempo per calcolare E alla T di matrici che non sono di semplice struttura. Allora, ammesso per ipotesi che la matrice A sia di semplice struttura, facciamo il seguente conto. E alla T è uguale a questa roba? Sì, è uguale. Certamente esiste un insieme di coefficienti alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1 per cui vale quell'uguaglianza. Allora cominciamo a moltiplicare e alla a t per u con 1, primo autovettore della matrice A, associato all'autovalore lambda 1. Ovviamente se questa uguaglianza è vera, questo è uguale a somma per i che va da 0 a n meno 1 di alfa i a alla i per u con i, ma a alla i per u con i abbiamo visto è uguale a lambda 1, a alla i per u con 1 uguale a lambda 1 alla i per u con 1, siamo d'accordo? L'uguaglianza di due vettori, questi sono due vettori uguali. Il primo è il vettore u con 1 moltiplicato questo coefficiente. Ah, no, scusate, mi manca ancora un passaggio, scusate. Questo e alla t per u con 1 a che cosa è uguale? Lo scrivo qui. Abbiamo effettuato prima una considerazione, u con 1 che è autovettore della matrice A e anche autovettore della matrice e alla t, con autovalore associato e alla lambda 1 t, quindi e alla t per u con 1 uguale ad e alla lambda 1 t per u con 1, e evidenziamo questa uguaglianza. Questa è un'uguaglianza di due vettori dati dal medesimo vettore u con 1 moltiplicato due coefficienti. Attenzione, questo u con 1 ha comune, questo lo posso mettere tra parentesi. E questo mi consente di affermare che il coefficiente e alla lambda 1 t è uguale a questa somma per i che va da 0 a n meno 1 di alfa i per lambda 1 alla i. Ovviamente il lavoro fatto per il primo autovettore u con 1 lo posso fare per il secondo autovettore, ottenendo, lo scrivo qui sotto, somma per i che va da 0 ad n meno 1 di alfa i lambda 2 alla i per u con 2 uguale e alla lambda 2 t per u con 2, e così via. Quante relazioni scrivo? N, siamo d'accordo? Le n relazioni, vediamo un po' se mi riesce non cambiare lavagna. Le n relazioni sono le seguenti. Pensiamo alla prima, questa qui. Dice che alfa 1, scusate, alfa 0 per lambda 1 alla 0, quindi alfa 0, più alfa 1 per lambda 1, più alfa 2 per lambda 1 al quadrato, più puntolini alfa con n meno 1 per lambda 1 alla n meno 1, il tutto deve essere uguale
ad E alla lambda 1 t, analogamente seconda equazione, analogamente terza e così via, e quindi ottengo n equazioni nelle incognite alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1, va bene, e ovviamente n equazioni in queste incognite mi consentiranno opportunamente di calcolare alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1. Le scriviamo queste n equazioni? Ecco, basta pensarci sopra un momentino. Le equazioni che stiamo scrivendo sono equazioni lineari. Alfa 0, va bene, più alfa 1 per lambda 1, più eccetera eccetera. Sono equazioni lineari in alfa 0, alfa 1 e così via. Se sono equazioni lineari vuol dire che il sistema di n equazioni lo posso esprimere in forma matriciale. E la forma matriciale è la seguente. Prima riga di una matrice, 1, lambda 1, puntolini, lambda 1 alla n meno 1. Primo autovalore della matrice A. Uguale. Ah, scusate, no, momentino, non scriviamo bischirate. Uguale niente. Che moltiplica, ovviamente, il vettore delle incognite alfa 0, alfa 1, alfa con n meno 1, e mi serve, ormai ci sono, cancello tutto questo per avere spazio, uguale questa è la prima equazione che ho scritto. Il termine noto della prima equazione che cos'era? E alla lambda 1 per t. La seconda equazione che cos'era? Alfa 0 più alfa 1 per lambda 2 più alfa 2 per lambda 2 al quadrato, eccetera eccetera e così via, va bene, uguale ad E alla lambda 2t. Quindi la seconda equazione sarà questa: 1 per alfa 0 più lambda 2 per alfa 1 più puntolini lambda 2 alla n meno 1 per alfa alla n meno 1 uguale ad E alla lambda 2t. Puntolini, l'ultima equazione sarà 1 lambda con n puntolini lambda con n meno lambda con n alla n meno 1 che moltiplica il vettore alfa 0 alfa 1 alfa n meno 1 uguale ultimo termine noto e alla lambda n t. E quindi ottengo un sistema di n equazioni, un sistema algebrico lineare di n equazioni, va bene, nelle incognite, nel vettore incognito alfa 0, alfa 1, puntolini alfa con n meno 1. La soluzione di questo sistema è unica purché la soluzione di questo sistema in alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1 è unica purché cosa? Purché le equazioni siano linearmente indipendenti. E come faccio a vedere che le equazioni sono linearmente indipendenti? Purché il determinante della matrice, questa matrice, va bene, 1 lambda 1 puntolini, sia un determinante diverso da 0. Va bene, allora ovviamente il vettore alfa 0 sarà uguale all'inverso di questa matrice, se il determinante è diverso da 0 la matrice ammette inversa, inversa di questa matrice moltiplicato il vettore dei termini noti mi darà il vettore incognito alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1. E ora un'ultima considerazione, vediamo un po' che ore sono, no tempo ce l'ho, va bene. Un'ultima considerazione, guardiamola questa matrice. Che razza di matrice è? Dovrebbe essere una matrice ben nota, ben conosciuta. Che razza di matrice è? Cambio pagina e la riscrivo 1, la matrice, lambda 1, lambda 1 quadro, puntolini, la scrivo per un sistema di ordine 5, e quindi qui mi fermo a lambda 1 alla quarta, lambda 1 alla n meno 1, 1 seconda riga, lambda 2
lambda 2 quadro, puntolini, lambda 2 alla quarta, 1, lambda 3 e così via, ho detto di ordine 5, ultima riga, 1, lambda 5, lambda 5 al quadrato, puntolini, lambda con pedice 5 alla quarta. Che razza di matrice è? È una matrice ben, dovrebbe, usiamo pure il condizionale, va bene, essere una matrice ben nota. Questa non è altro che la matrice di Van der Mond. Guardate, non sono, vabbè, insomma, è chiaro, si può sorridere finché si vuole, ma ecco, attenzione alla mancanza di cultura, va bene, che poi è sempre un elemento decisamente negativo, e vi chiedo scusa di questa espressione. È la cosiddetta matrice di Van der Mond di lambda 1, lambda 2, lambda n, che almeno quando io ero studente si faceva sia ad analisi matematica sia a geometria e algebra, va bene, almeno quando io ero studente, va bene, ed è, dovrebbe essere ben noto che questa matrice ha determinante diverso da zero non appena lambda 1, lambda 2, puntolini, lambda 5, in questo caso in generale lambda n, sono tutti tra loro diversi, perché il determinante di questa matrice è uguale al prodotto di tutte le possibili differenze tra i diversi lambda che formano le diverse righe della matrice. Il determinante di questa matrice è uguale a lambda 5 meno lambda 1 che moltiplica lambda 5 meno lambda 2 che moltiplica lambda 5 meno lambda 3 che moltiplica lambda 5 meno lambda 4, poi che moltiplica lambda 4 meno lambda 1 che moltiplica lambda 4 meno lambda 2, eccetera eccetera, e così via. E ovviamente questo prodotto è certamente diverso da zero non appena tutti i lambda sono diversi. Basta che due lambda siano uguali, in questo prodotto esiste un fattore che diventa zero e ovviamente il determinante è nullo. Allora, morale, ritorniamo alla pagina indietro, va bene? Se la matrice è di semplice struttura, questa matrice di Van der Mond è certamente non singolare. Questo sistema ammette soluzione unica alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1 uguale a Van der Mond alla meno 1 che moltiplica il vettore di termini noti e alla lambda 1t puntolini e alla lambda nt, e questo è il vettore delle incognite alfa 0 puntolini alfa con n meno 1, e quindi riesco a calcolare alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1. Se ho calcolato alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1, riesco a fare questa somma calcolando le potenze di A. Qui non ci sono problemi, almeno da un punto di vista concettuale, facendo la combinazione lineare secondo quei coefficienti che sono stati calcolati, e ottengo E alla A T. Punto. Finita la descrizione. Piccolo esercizio. Prendiamo la stessa matrice di cui abbiamo calcolato l'esponenziale E alla T mediante la prima tecnica, tecnica dovuta, diciamo, che deriva dalla cosiddetta analisi spettrale della matrice A. In questa seconda metodologia i passi quali sono? Uno, calcolo autovalori. Non è indispensabile calcolare gli autovettori. Mentre con la prima tecnica bisognava calcolare, la prima tecnica quella di ieri l'altro, quando o ieri, va bene, bisognava calcolare gli autovettori che dovevano costituire la cosiddetta matrice modale, va bene, qui basta calcolare gli autovalori. Due, e qui viene la scelta, gli autovalori sono tutti diversi fra di loro? Sì, posso proseguire. Ce ne sono, c'è un autovalore che ha una molteplicità algebrica maggiore di 1, ovvero sia esistono due autovalori che sono uguali, coincidenti. Se è così, basta, stop, mi fermo, la tecnica non va bene, questa così come l'ho descritta. Va bene, dovrò complicarmi la vita. Va bene, la tecnica del polinomio interpolante sarà sempre valida, ma non così.
dovrò complicarmi la vita. Per ora fermiamoci, va bene, al caso di matrice di semplice struttura. Allora, calcolo degli autovalori, verifica che sono tutti diversi. 2. Soluzione della seguente sistema di equazioni algebrico, Van der Monde di lambda 1 lambda n, che moltiplica il vettore, scrivo semplicemente degli alfa, quindi vettore alfa 0, alfa 1, eccetera, eccetera, uguale al vettore dei termini noti e alla lambda i per t. Questo mi permette di calcolare alfa da qui e alla t. Allora, esercizio, si prenda la matrice A uguale, se non mi sbaglio era questa, 0, 1, meno 2, meno 3, sì o no? Prendo questa perché abbiamo già fatto il calcolo degli autovalori, ad esempio. Va bene? Se vi ricordate, abbiamo, e poi verificherete alla fine che il risultato è alla t è lo stesso della prima tecnica, ci mancherebbe altro. Se venisse qualcosa di diverso vuol dire che vi sto raccontando un sacco di barzellette. Vabbè, si potrebbe anche fare, però non è certamente il mio compito. Allora, se questa sia la matrice A, gli autovalori sono, se non mi sbaglio, lambda 1 uguale a meno 1, lambda 2 uguale a meno 2, radici del polinomio caratteristico. Era così, se non mi sbaglio, no? Bene, e allora ormai costruzione della matrice di Van der Monde. Sarà una matrice, visto che il sistema è di ordine 2, sarà una matrice di ordine 2. Prima riga, 1, lambda 1, meno 1. Lambda 1 quadro, lambda 1 cubo, non lo scrivo perché deve essere una matrice 2 per 2. Seconda riga, 1, lambda 2, meno 2. Che moltiplica il vettore incognito costituito in questo caso da due elementi soltanto, alfa 0 e alfa 1, deve essere uguale vettore dei termini noti. La prima riga è associata a quale autovalore? Lambda 1, va bene, che è meno 1, quindi qui ci devo mettere e alla meno 1 per t, e alla meno t, e ovviamente l'altro sarà e alla meno 2t. Che ci permette di scrivere poi alla fine alfa 0 alfa 1 uguale inverso di questa matrice, il determinante è meno 2 più 1 fa meno 1, 1 su meno 1 fa meno, matrice aggiunta diventa meno 2 1 1 meno 1, ricordiamoci che c'è un meno qui davanti, e questa è l'inversa di questa, che moltiplica e alla meno t, sapevo io, e alla meno 2t, da cui alfa 0 uguale a 2, devo tener conto di questo meno davanti, quindi più 2 per e alla men t meno e alla men 2t, chiudiamolo tra parentesi, alfa 1 uguale a e alla men t più 1 per e alla men t meno e alla men 2t. È chiaro che quelli alfa 0 e alfa 1 sono delle funzioni del tempo, sono sì dei coefficienti degli scalari, ma sono ovviamente delle funzioni del tempo. Le potenze di A per cui dovrò moltiplicare questo alfa 0 con alfa 1 e così via sono dei numeri, va bene? E alla A T deve essere una matrice che contiene delle funzioni, e quindi se le potenze A alla 0, A alla 1 sono semplicemente numeriche, per far sì che quella combinazione lineare sia una combinazione lineare, quindi una matrice che contiene delle funzioni, è chiaro che alfa 0, alfa 1, puntolini, devono essere delle funzioni. E attenzione, osservazione, prima ormai di chiudere l'esercizio, che sarà un pure brutale facchinaggio algebrico e che quindi non farò, va bene, attenzione che alfa 0 e alfa 1 sono combinazioni lineari di che cosa? Di quelli che abbiamo chiamato modi propri del sistema, e alla lambda 1t
e alla lambda 2 t se stessi calcolando l'esponenziale di una matrice di ordine 10 avrei combinazione lineare delle funzioni e alla lambda 1 t e alla lambda 2 t puntolini e alla lambda con pedice 10 per t. Bene. Ovviamente a questo punto ormai il gioco è fatto, scrivo semplicemente e alla t uguale alfa 0 noto questo qui, va bene, che abbiamo questo che abbiamo appena calcolato, per a alla 0, quindi per i, più alfa 1, questo che abbiamo calcolato, per a alla 1. Ovviamente questo perché la matrice era una matrice banale del secondo ordine. Se la matrice fosse stata di ordine 5, ovviamente io qui avrei dovuto calcolare 5 coefficienti incogniti, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, e poi alla fine fare e alla t uguale alfa 0 per i più alfa 1 per a più alfa 2 per a quadro più alfa 3 per a cubo più alfa 4 per a alla quarta. Va bene, sarebbe venuto fuori e alla t. A voi la verifica, ovviamente fare questo facchinaggio algebrico banalissimo e verificare alla fine che il risultato è il medesimo, identico, di quello visto ieri. Chiudiamo qui con un commento. Per ora, il commento è il seguente. Per ora ho parlato di matrice E alla T, non ho detto a cosa ci serve, va bene? È chiaro che prima, visto che non ne avevate mai sentito parlare, dovevo descriverla in una qualche maniera, questa matrice E alla T. A cosa ci servirà? Va bene, è l'elemento fondamentale per poter calcolare l'integrale generale di un sistema del tipo x punto uguale a x più b per u. Va bene? E alla t sarà l'elemento fondamentale per poter calcolare l'integrale generale dei nostri sistemi dinamici lineari stazionari. Punto e chiudiamo. Attenzione, qualcuno mi ha chiesto giustamente se potevo dare delle indicazioni sull'algebra lineare. Io ho guardato i miei, di quelli che ho a casa, va bene, che sono anche sempre buoni, intendiamoci, va bene. Però a questo punto io preferirei, che libro avete usato di geometria e algebra? L'Abate. Allora, io non ce l'ho. Com'è? Mi sta benissimo, anzi è proprio quella che interessa, va bene? Però io non ce l'ho e quindi non vi posso dire. Allora, martedì mattina, magari se c'è qualcuno, se ce l'ha qui sotto subito, qualcuno che ci abbia il volume, lo posso guardare subito e dirvi che cosa dovreste guardare. Se nessuno ce l'ha, qualcuno è pregato di portarmelo martedì mattina, così darò l'indicazione di cosa guardare su quel volume. Ok?